tappa di Recco insieme agli amici di Black Wave. Ciao Stefano, grazie. E oggi ho qui con me quattro ospiti, perché ho due fratelli, i fratelli Fracas, Marco e Alberto. Ciao ragazzi, piacere avervi qui. Ciao. Con noi. Una lezione subito, mi hanno detto che il microfono si deve tenere così e non così, perché sennò non si sente, quindi facciamo così. E Stella Lauro, ciao Stella. Ciao, microfono. Ok. E Edoardo Cartoni. Ciao. Ciao Edo. Come state ragazzi, come va? Poche onde però, dai. Proviamo a parlare di surf. Purtroppo è così. È così, però quando dai. Arriva ci siamo. Dai, dai, saremo presenti. Allora, sapete, il tema è appunto quello delle generazioni. Qui ne abbiamo rappresentate, abbiamo i giovani e abbiamo chi ha iniziato tutto. Quindi sarà interessante, mi piacerebbe anche che parlaste tra di voi. E poi ovviamente interpelleremo anche il pubblico. Io inizierei proprio con voi, poi decidete di volta in volta chi mi risponde. E c'è questo discorso, ognuno poi di fatto ha la sua storia sull'inizio del surf in Italia. E so che l'avrete raccontato decine e decine di volte, ma com'è successo poi effettivamente, in breve, se si può raccontare? Dunque, in breve, noi abbiamo iniziato dei materassini, quelli rossi e blu che si usavano una volta, gonfiati sempre più allo spasimo, fin tanto che poi cercavamo qualcosa di più rigido, no? Per farla breve, volevamo cercare di salire in ginocchio su questi materassini qua. Non riuscivamo perché sbandavano a destra e a sinistra, andavano sulle teste degli altri, e a un certo momento c'è stato un giorno che è cambiato tutto, quando hanno fatto il restauro della ex arcobaleno, che adesso si chiama Ma Beach. E a quel punto lì noi avevamo una porta della cabina dove tenevamo tutti i nostri materassini, che quando la sostituirono mi venne l'idea di prendere questa porta con tanto di maniglia e di chiave, era la porta numero 25, e a quel punto lì provai per la prima volta a entrare in acqua con delle pinne rondine, quelle azzurre. Sì, sì. E provai ad andare insieme a tutti gli altri bambini che stavano nuotandolo nel punto dove frangevano le onde. Anno? Che anno era questo, Marco? Questo era alla fine degli anni 60, quindi parliamo del 68, 67, giù di lì. Poi dal 68 al 70 abbiamo cercato di creare qualcosa di nostro. Dopo la porta l'abbiamo abbandonata perché tutti i genitori si lamentavano. Senza l'ispe. No, tra l'altro essendo dritta si impuntava e andava da sorgente. Andavamo sì, in testa agli altri bambini, eccetera. Poi abbiamo visto una tavola da punteggio, abbiamo provato anche la tavola da punteggio, ma la tavola da punteggio aveva quegli spuntoni che ti macellavano a quel punto, e poi era troppo pesante, troppo lunga, eccetera, eccetera. Quindi ci suggerirono dei vecchietti che costruivano barche, che erano dei maestri d'ascia, di costruire una sorta di barchetta, no? Che fosse non eccessivamente larga per poter nuotare. Insomma, ci inventammo insieme a un certo Ezio Caffarena, che era l'uomo che ha inventato le barche galleggianti in vetroresina, con la Primola Mare, di costruire qualcosa. Se non che ci consigliò di prendere il balsa. Ordinammo a Quinto, in una falegnameria, il balsa, che doveva arrivare dall'Africa, e dopo 5 mesi che aspettavamo questa cosa qua non arrivava mai. Allora a quel punto decidemmo di fare qualcosa, di trovare dei materiali alternativi, no? E il polistirolo poteva essere una cosa che poteva andare, se non che il polistirolo in acqua si distruggeva, esisteva già, certo, il polistirolo. Allora a quel punto, parlo del 70, 1970, arrivarono le prime lastre per la coibenta dei muri da una ditta di Genova che praticamente importava queste lastre qua. Erano lastre da 2 cm, larghe 60 cm e lunghe 2 metri, no? Le prime lastre cercammo di andarle a prendere da questo Bennati e Traverso, che era la ditta che faceva queste lastre qua. Ma purtroppo andammo in autostrada con una A112 Abarth del papà dei miei amici, i fratelli Giunto, e quando arrivavamo in autostrada si spezzarono a pezzettini, vedemmo volare via i nostri sogni. Vabbè, una tragedia, insomma. Esatto. Però quindi poi alla fine siete arrivati a un certo punto alle tavole vere e proprie, no?
No, le tavole vere e proprie ce le siamo costruite noi. Ok. E stavo dicendo, prima l'abbiamo fatto col polistirolo, ci abbiamo messo 6 mesi, tutte le sere, da prima del carosello finché si arrivava al carosello alle 9:30 di sera, poi dovevamo andare a dormire perché il giorno dopo dovevamo andare a studiare, e così che dopo 6 mesi i nostri sogni si infransero un'altra volta, perché si sciolse tutto sotto i nostri occhi, perché tutti pronti, c'avevamo un catalizzatore in pasta rosa, con le fibre di vetro, no? Il matte cosiddetto e la resina. Siete pronti? Eravamo in 4 per resinare, appena provavamo subito a resinare, la prima volta si è creata questa reazione chimica e quello che avevamo costruito, che era una tavola, no? Si sciolse davanti ai nostri occhi, però non abbandonate. Esatto, eppure avete perseverato. Sì, poi perseverato. Ci arriviamo. Sì. Diciamo, Stella Edo, che noi non abbiamo questi problemi. Le tavole le compriamo e sono già pronte per l'uso. E Stella, passerei a fare una domanda a te. Noi ci piace quello che fai, perché oltre ad essere una longboarder molto stilosa, non hai paura di dire le tue cose, di sostenere delle cause che ti interessa che passino come messaggio, perché comunque ormai hai il tuo seguito. E naturalmente ci viene subito l'ambiente alla testa, perché ieri eravamo in Versilia, c'erano Matteo Nani, Alessandro Rini, Sons of the Ocean, anche loro fanno un bel lavoro di sensibilizzazione. E ti volevo chiedere, quando è che ti sei resa conto che queste cose, che sicuramente avevi già di tuo, l'idea di provare a sensibilizzare, poteva essere il surf un ottimo strumento per arrivare alle persone? In realtà fin da subito, cioè fin da quando ho iniziato a fare un minimo di sensibilizzazione, più che altro perché ho pensato di utilizzare Instagram alla fine, per dire, invece che mettere foto totalmente poi inutili che finiscono lì, avevo letto un articolo, ma ormai penso 5 anni fa circa, sull'inquinamento delle microplastiche davanti alla Toscana, oltretutto tra Toscana e l'isola d'Elba. E mi aveva colpito così tanto che ho detto, vabbè, ne ho iniziato a parlare tipo a tutti i miei amici, così. E uno di questi miei amici mi ha detto, dai, vabbè, parlane. Cioè, nel senso, fattene qualcosa, inizia a parlarne con una platea un po' più ampia. E quindi a quel punto dici, vabbè, la platea più ampia, alla fine siamo in un momento storico in cui è facile ottenerla. Certo. E quindi usiamo i social per farlo. E l'ho subito fatto associando l'immagine del surf con ovviamente poi la parte relativa alla tutela del mare, perché alla fine l'associazione lì diciamo che è semplice, esatto. Ed è venuta anche di pari passo, proprio perché stai in acqua tutto il tempo, comunque ti rendi conto che negli anni è aumentata la quantità di plastica presente, quindi non so come dire, c'è un impatto proprio visivo abbastanza considerevole. E la soddisfazione più grande che hai avuto rispetto a questa tua essere così attiva? Qualcuno ti ha mai scritto dicendo mi hai ispirato, hai visto qualcuno che è cambiato grazie a te, non lo so? Sì, un po' di persone che ogni tanto anche, cioè gli amici per fortuna, ma poi anche degli sconosciuti che magari mi mandano la foto del, non lo so, della borraccia che hanno comprato, della plastica che hanno recuperato, o ancora di più tipo la ragazza che mi ha mandato i vestiti che ha comprato sul sito usato, dell'usato, per dire. Però per fortuna c'è un po' di scambio, e ogni tanto serve anche, perché comunque è faticoso poi farlo da soli senza un impatto, anche cioè senza diciamo una risposta dalle altre persone. Certo, naturalmente aiuta ad andare avanti, ed è il motivo per cui siamo qui, tra l'altro. Edo, te invece, io e te ormai ci siamo conosciuti un po', quindi purtroppo sì. ho delle domande per te, perché imparandoti a conoscere ho capito alcune cose. Intanto che sei una persona molto appassionata, che sei uno sportivo a 360 gradi, quindi vorrei che raccontassi un po', oltre al surf, gli altri sport per cui sei cresciuto allenandoti, e se c'è qualcosa, questo non te l'ho ancora mai chiesto, che degli altri sport riporti nel surf, sia a livello tecnico, motorio che mentale. Allora, vai. È un po' complicato. Vabbè, in realtà io ho iniziato a surf che avevo 10 anni, 12 anni, quindi scusa. Quindi rispetto magari ad altri amici che vabbè, ora magari non sono qua, però rispetto a Jack Consiglio, che è il ragazzo che mi ha fatto iniziare, lui surfa da quando aveva 6 anni. Io fino agli 11-12 anni ho fatto rugby, fatto per 10 anni judo, e devo dire che mi ha insegnato soprattutto la disciplina, il rispetto delle persone più grandi,
e questo poi penso si possa applicare al surf, oltre che ovviamente per quanto riguarda rispetto per le altre persone, anche solo per il mare. Comunque io penso che il surf ti insegni un sacco a rispettare il mare, sia come fa Stella, sia proprio come approccio quando entri in acqua. Per esempio per me, quando entro in acqua non è un dominare le onde o cavalcare le onde, non ho una mentalità aggressiva, capito, in quel senso lì, è più un assecondare le onde, è qualcosa di diverso. Quindi sì, rispetto del mare, anche rugby comunque, essendo che ho sempre giocato con ragazzi più grandi eccetera, ovviamente rispetto alla disciplina, quello è la prima cosa che si impara. Hai detto una cosa che mi è interessata, mentalità aggressiva. Purtroppo in Italia ormai siamo tanti in acqua e c'è chi effettivamente vuole in qualche modo dominare la lineup. Crescendo in Liguria, che ha pochi spot molto affollati, ti è mai capitato di essere vittima o di assistere a episodi di localismo che hai detto, cavolo, vorrei che non succedessero mai queste cose? Ma in realtà no, perché vabbè, sulla mia pelle no, perché comunque sono tranquillo in generale, no? Poi non so, se avete opinioni contrastanti, ditemelo che... lui lo troppo sempre, per esempio. Infatti litighiamo. Però no, vabbè, sulla mia pelle non ho mai vissuto nessun episodio particolare. E direi che non ne ho mai visti nemmeno dal vivo. Una volta in Marocco, stavamo entrando all'Anchor Point, io e Matte Fabbri, sono venuti lì dei local marocchini, hanno iniziato a dirci, ah, se vi vediamo che droppatevi, vi tagliamo il liscio, classiche cose. Sì, 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 lo so. Quindi vabbè, solo quello, però in generale mai. Bene, torno da voi, Marco e Alberto. Dicevamo dell'affollamento, no? E sicuramente voi avete avuto l'opportunità di surfare degli spot che adesso sono i più gettonati, alla fine sono anche i migliori, mi viene in mente ovviamente Varazze, Secca, e Banzai, io sono di Roma, e in Sardegna tanti altri spot. Mi raccontate un aneddoto, un episodio di una session epica in uno di questi spot in cui eravate pochi o magari solo voi? Una session epica, in che anno, per esempio? Raccontami, non lo so, quella che ti ricordi di più di uno spot che adesso arrivi e allora, a qualsiasi orario, con qualsiasi mare, ci sono 50 persone, sì. E invece eravate da soli magari. No, ricordo Varazze, una grande mareggiata dell'87, che è stata una cosa veramente epica, perché non so cosa successe all'improvviso, però le onde si allungavano, crescevano sempre di più, andavamo sempre più a largo. A un certo punto sono arrivate le onde talmente grosse che hanno spazzato via tutti, si è rimasti in due, io e un certo Marino De Bernardi, che non surfa più, però in acqua vedemmo i cantieri Baglietto che scoppiavano, saltavano in aria così, cioè, erano proprio in una maniera pazzesca. Poi le onde invasero il molo di Varazze fino ai parcheggi e spostarono addirittura delle macchine, quindi immaginatevi cos'era quella volta lì. Abbiamo le fotografie, i filmati, tutto il resto, però ricordo che era una cosa veramente epica. Vorrei vedere le fotografie, i filmati. Sai che noi abbiamo un web magazine, forse sì, lo sapete anche voi, tutologicsurf.it. faremo un articolo per raccontare questa giornata, vi contatterò per avere le foto. Volentieri, ci mettiamo d'accordo. Okay, fantastico. Stella, la tua session più bella, quella che ricordi? Difficile. Dai, una. Ma allora... Te le ricordi tutte? Sì, esatto. Avrebbe perché è una caratteristica nostra. Esatto, è difficile sceglierle una. Qui in realtà mi ricordo qua Recco più che altro una delle poche volte... Ormai, cioè, comunque 4 anni fa, 5 anni fa, quindi comunque aveva già preso piede abbastanza, nel senso già c'era la scuola. Io ho iniziato con la scuola Black Wave, quindi alla fine già il fatto che ci fosse la scuola c'era logicamente un po' di persone, tra cui me.
aveva già iniziato ad esserci, ad andare bene la scuola, quindi ad esserci un po' più di persone in acqua, ma mi ricordo di una session che ho fatto al tramonto in Long, eravamo solo io e un ragazzo di qua, che era uscito un attimo in realtà perché doveva tipo salutare la ragazza, una cosa del genere, e quindi mi sono ritrovata totalmente da sola in acqua alle 6:30, 7, quindi con un tramonto bellissimo, perfetto qua, totalmente da sola, senza neanche nessuno in spiaggia perché era inverno, e quello effettivamente mi è rimasto come idea. Quindi ogni tanto succede anche qui di essere da soli. Sì, certo, dipende dai momenti, ci sono quelle volte in cui nessuno ci crede e poi alla fine le onde ci sono, quindi sono quelle le session più belle. Edo, te no? Long, tavoletta, a parte le tue session, perché? Cioè, quando è che hai iniziato a fare long? E effettivamente alla fine poi capisco che siano due modi diversi, ma in quale ti rispecchi di più? Allora, diciamo che il passaggio è stato abbastanza naturale, nel senso che io ho iniziato con una tavolettina 5-7 subito così, senza che nessuno mi insegnasse, quindi ho imparato i primi 2-3 anni da solo, poi vabbè sono entrato nel circolo qua con Davide eccetera e gli altri, quindi mi hanno insegnato un po' di cose. Però inizialmente appunto andavo solo in tavoletta e purtroppo penso che qua, in Liguria in generale, ma quasi ovunque, ci sia la mentalità di si surfa in tavoletta sempre, no? Magari ci sono le session con mezzo metro qua, con 1000 persone, che ti rompi le scatole, diventi matto perché non riesci a prendere un'onda, quando ti alzi e molla e ciocchi, quindi... Ho detto, ma chi me lo fa fare di aspettare 1000 onde e non prenderne una? Con long ovviamente poi, cioè il passaggio è abbastanza naturale alla fine. Ok. Ma non avevi paura di quella cosa che ti dicono, visto che tu hai fatto anche l'atleta e continui ad esserlo, che ti dicono che poi dopo se vai sul long cambi posizione? Cioè per certe cose può essere utile, un coach ti potrebbe dire, però poi ti abitui al long e cambia un po' quando torni a surfare sulla tavoletta. Ti dico, secondo me un surfista dovrebbe surfare più tavole possibili di tutti i tipi per capire, uno ovviamente qual è il suo stile, però se uno ha la possibilità di surfare più tavole meglio è. Questo perché per esempio un cutback in long, per esempio, per quanto sia diverso da un cutback in tavoletta, però il movimento delle spalle e tutto il resto ovviamente è lo stesso. Però devi farlo molto più lento, quindi devi essere più preciso perché sennò il long non ti segue, ed è una cosa che ovviamente poi ti aiuta anche sulla tavoletta, quindi alla fine è tutto allenamento, cioè ogni tavola ti allena per un'altra tavola, poi ti dico, non mi rispecchio in realtà in nessuna tavola che surfo, però cioè, ultimamente sto usando tanto un Bonzer 510, quella lì è la tavola con cui mi sono trovato meglio, diciamo, negli ultimi anni. Io sulle tavole particolari e retro ho una teoria, però non l'ho mai usata tanto, che secondo me in Italia con le nostre onde sono un po' difficili, ti limitano, no? Non lo so, nel senso, non sono d'accordo, nel senso che appunto perché non abbiamo tante onde, magari, vabbè, d'inverno comunque... misura ce n'è, però d'estate magari una tavola, magari un fish un po' più voluminoso, o comunque una tavola diversa dalla classica tavoletta tre pinne performante con 25 litri che magari è anche sottolitrata, ti può dare di più sicuramente, ti ci diverti molto di più, ecco. Poi dipende dall'onda, dipende ovvio dall'onda, se fa 2 metri di tubo a varazze, certo. Ovvio che non posso entrare con un fish 5-2, vabbè, magari Craig Anderson sì, Josh Kerr però io no, chiaro. E invece adesso Alberto, dimmi qualcosa tu, visto che Marco ha parlato. Io vorrei tornare su Barazze, perché sapete che vi sarà capitato di vedere ultimamente che Barazze è un'onda che quando lavora è talmente bella anche da vedere, ha quei colori incredibili, ha una forma bellissima, che anche nel mondo digitale, dei social, è ovunque. Surfline, Magic Seaweed, tutte le testate anche online più grandi del mondo surf, è capitato che abbiano ricondiviso delle foto Barazze associandola al surf in Italia.
E quindi in generale volevo chiedervi se secondo voi tutta questa pubblicità che c'è stata negli anni crescenti, anche noi la stiamo facendo perché siamo l'ennesimo surf media, non abbia un po' sporcato la purezza che c'era all'inizio magari, e che questo fatto appunto che Varazze sia diventata l'icona del surf italiano nel mondo non abbia peggiorato le cose, oppure magari era già troppo tardi. Un discorso in generale su se pensate che si siano un po' persi i valori con questa spettacolarizzazione del surf. Allora, i valori credo che... No, perché fa... Va bene così? Giusto, anche un po' più vicino, così. Così? Fantastico, sì. Ok. Allora, io credo che i valori qua in Liguria, vabbè, più o meno negli spot piccoli, nelle piccole, diciamo, realtà, anche se questa è una grossa realtà, ci siano sempre. Varazze, sì, diciamo, ci sono stati e ci sono ancora degli eventi di localismo, perché comunque c'è sempre un motivo. Il localismo c'è, parlando prima, vi ho fatto la domanda, perché comunque non si rispettano le regole. C'è una gerarchia, ma non è tanto una gerarchia che ci sarebbe da rispettare quando si entra, diciamo, per la prima volta a prendere le onde. Cioè sono quelli, le persone con esperienza a insegnare, come abbiamo fatto noi, come abbiamo sempre fatto, alle persone che devono imparare, che si approcciano con il surf, insegnare a prendere le onde, separando, cioè mettendolo a settori, perché io qua ad esempio vedo qua a Bogliasco, Varazze, succedono dei casini, scusate l'espressione, perché comunque tutti quanti si buttano sulla stessa onda. Allora, quando magari uno si fa male, eccetera, eccetera, ecco lì che nascono i primi episodi di localismo. Cioè, sono le persone tipo voi che siete il futuro, eccetera, eccetera, che dovrebbero insegnare a quelli che si approcciano al surf di mettersi da una parte, dargli dei ragguagli per poter... Solo così si riescono a rispettare le regole, secondo me, poi ed essere tutti uniti, perché comunque il popolo del surf... diciamo una grande famiglia, esatto. Ed è un peccato che questi valori vengano a venire a meno, perché magari ti sono venuto addosso, può capitare, per carità, però comunque la diffusione è quella di Varazze, la diffusione di Varazze eccetera eccetera è inarrestabile. È successo a Biarritz, surfavamo negli anni dal 76 in poi. Figurati, cioè non, è una cosa inarrestabile, perché poi ci sono tanti tipi di surfisti, ci sono quelli che lo fanno perché è di moda, ci sono quelli che lo fanno perché è passione. Secondo me si riesce a ottenere una qualità, a una qualità di surfata, mettila come vuoi, impostando delle regole ben precise. Sì, ecco, sì, sì. Aiutando chi deve imparare, che deve approcciare col surf, perché poi è un peccato. Sì, mi sembra un bel messaggio. E adesso io vorrei coinvolgere nella conversazione, dov'è la nostra Giada Legati. Sapete che è qui con noi Giada. È arrivato il momento in cui la chiamo qui e inizia anche lei a fare qualche domanda. Vieni Giada, un applauso. E per tutti i nostri ospiti, ragazzi. Allora, per chi non lo sapesse, Giada è una surfista della nazionale italiana, e un po' italiana, un po' argentina, cresciuta in Indonesia. Prendi il mio posto, guarda, io mi metto in piedi, vieni. Ti do anche la cartellina da giornalista. Allora, io chiederei questa a Alberto e Marco. Allora, quando avete iniziato, avreste mai pensato quello che il surf avrebbe potuto diventare? Vi immaginavate? Sì, abbiamo capito. Così il futuro o migliore? Non pensavamo così tanto. Ok. Però, visto gli eventi che si sono successi nei vari anni, probabilmente sì, non così tanto. Ovviamente, ad esempio, qua abbiamo una realtà creata da Stefano e tutto lo staff. È una grande realtà, una grande famiglia che insomma ha portato esempio, diciamo, un po' dappertutto. Poi ci abbiamo anche giù in Versilia, sì. Ci abbiamo tutti gli amici di Roma, eccetera, eccetera. Comunque non credevamo così tanto.
anche perché era un po'... Avreste mai immaginato che saremmo stati qui oggi con una ragazza arrivata da, ovviamente con origini italiane, ma arrivata da così lontano a parlare tutti insieme, no? Una federazione, le Olimpiadi. No, però avendo la, la proiezione comunque di Biarritz, come era, insomma, era, si poteva immaginare che succedeva una cosa così, però non in Italia, perché in Italia la frequenza la sappiamo. Noi siamo ancora qua, non ci sono onde, non c'è niente, siamo sempre qua. Beh, onde ci sono, ieri ho preso un'onda là, la dovevate vedere, fino alla spiaggia. Qua avete la fortuna che comunque Recco dà delle onde con niente. Noi a Bogliasco, siamo a Bogliasco, niente. niente. Rispondo io in merito a una cosa, che la prima volta che entrai in mare con la tavola che abbiamo costruito noi, la seconda tavola che abbiamo costruito noi, che poi l'abbiamo chiamata, prima l'abbiamo chiamata Merdone, e poi perché era talmente grossa, pesava 38,5 kg, e poi Alfredo, un mio amico, uno dei primi surfisti anche lui, e la chiamò Nimitz perché era veramente un transatlantico, quando partiva non la fermavi più, e non avevamo ancora inventato quello che sarebbe stata la corda, che poi è diventato liscio, ma poi se volete vi do anche tutte quelle evoluzioni lì. La cosa bella che mi ricordo è che mio padre mi filmava con una cinepresa, di quelle che usavano allora, Super 8, quella che apri? Sì, quelle che si aprivano così, sì. Che si filmava così. E mi girai verso i miei amici e dissi proprio questa cosa qua: forse un giorno quello che stiamo facendo noi lo farà qualcun altro, chissà quanti, chissà, forse pochi, forse tanti, però quel giorno è arrivato. Non me lo sarei mai immaginato. Una domanda per Edo adesso. A me piaceva, per Edo piaceva tanto questa. L'abbiamo fatta anche ieri, sì, perché stamattina vi siete conosciuti, ci ha portati in giro da buon guida locale. Vai, la tua. Ok. Edo, tre caratteristiche che dovrebbero avere un buon istruttore per insegnare il surf in Italia. Nico, vuoi rispondere a te? Allora, tre caratteristiche. Biondo, giusto. A parte gli scherzi, secondo me, se ne parlava prima di tutto deve comunque saper insegnare le regole, il rispetto, penso che sia, l'etica del surf penso sia la cosa fondamentale, perché senza quella ovviamente il mare sarebbe un macello. Quindi, prima di tutto quello. Secondo, per quanto riguarda il rapporto con le persone, deve essere ovviamente una persona simpatica, presa bene, perlomeno socievole, perché se ti arriva l'istruttore tutto introverso così, che lezione di surf è, ovviamente. E terzo, ti direi credibile, ovvero nel senso che quello che insegna, cioè c'è bisogno che quello che insegna lo sappia anche fare bene, o comunque molto bene, meglio ovviamente di a chi lo sta insegnando, ecco. Quindi credibilità, rapporto con le persone, e niente, trasmettere un'etica corretta. Sì, dai, mi sembrano. Più che altro mi hai dato la risposta che avrei voluto, perché non volevo che parlassi soltanto della parte tecnica, ma ho detto in Italia, no? Perché comunque cambia rispetto a insegnare il surf, esatto. Magari in oceano. Ho fatto un mese a luglio a Losse, vorrei insegnare. Già lì, qua alla fine, sai che la corrente fa così. Vai, non lo so. Qua sono, sai, gli alieni. Sono qua, sai che la corrente funziona in un certo modo, che fai sempre lezione lì, che è tranquilla, eccetera. Mentre in Francia, con la marea, con il vento che cambia ogni 2 secondi, le condizioni che cambiano ogni 20 minuti, ovviamente è un po' più tosta. Giada, sai che
tu sei venuta già al podcast, quello che facciamo online e poi va su Spotify, anche questo andrà su Spotify, e ho detto a te e ad Emily che eravate le prime ragazze che erano venute al podcast. Oggi abbiamo Stella, io vorrei che le facessi la stessa domanda che ho fatto a voi e tanti altri ragazzi, anche dopo un altro podcast che poi uscirà. E la domanda è esattamente questa. Vai. Questa qua? Questa. Okay. Stella, anche per te la domanda che faccio spesso ai tuoi colleghi uomini, forse sarà meglio chiedere alla parte coinvolta, come mai così poche ragazze fanno surf in Italia? In realtà stanno aumentando un sacco, cioè io ogni volta che vengo qui a surfare comunque ci sono un sacco di ragazze che stanno iniziando e che vengono. Tendenzialmente viene sempre visto, cioè rispetto poi a quella che è la mia esperienza personale, quindi le relazioni che ho magari io con le mie amiche simili, viene sempre visto come uno sport in cui c'è bisogno magari di molta prestanza fisica, dove c'è bisogno di un buon rapporto con l'acqua, e evidentemente sembra mancare un po' di più tra le mie amiche, appunto, rispetto che non ai miei amici. Però poi di base negli anni ho visto aumentare, anzi tanto, la presenza femminile, quindi Giada, dovrebbe migliorare. Sì, sì, c'ha ragione, è vero. Bisogna sostenere le ragazze. Eh sì, perché se tante volte sono l'unica e devo dimostrare il mio posto là in acqua. Ok, grazie Giada, ti libero, è finito. Ciao. Qualcuno dal pubblico che ha delle domande? Fatevi avanti, non siate timidi. So che c'è anche qualche amico di chi sta parlando, quindi se li volete mettere in difficoltà è questo il momento. Domande dal pubblico? Niente, siamo talmente bravi che abbiamo già detto tutto quello che volevamo sapere. Posso farle una io? Vai, vai. Chi è? Oh. Allora, per i fratelli Fracas raccontare la storia di Kelly Slater e del Parmigiano. È una cosa seria? Ok, vai. Allora, nel 1990 abbiamo comprato un camper grosso, un 7 posti, della C International. Non faccio pubblicità. No. Ci e andammo poi a Biarritz da Stark, da Jean-Pierre Stark, che era il nostro sponsor. E Jean-Pierre ci disse, cioè ci disse, c'ero io, e mi disse: vuoi andare giù a mangiare qualcosa? C'è un ragazzo molto bravo che è un astro nascente del surf e di sotto che sta cucinando qualcosa. Vado giù di sotto e nell'interrato vicino alla bar vedo sto ragazzino, perché era un ragazzino biondo con i capelli anche abbastanza lunghi, no, adesso è senza capelli ma no, e vedo che mangia della pasta. Appena arrivo, questo qua mi dice se volevo mangiare della pasta con lui. Dice: mangia, mangia, assaggia questa pasta. Assaggio, faccio per assaggiare questa pasta, la sputo proprio, uno schifo, no? E gli dico: ma cosa ci hai messo dentro? Parmesan, parmesan. Non era parmigiano, era levure de bière, che è il lievito di birra messo nella pasta nostra. Allora, siccome... mangiatelo tutti che poi diventate come no, Kelly, siccome però a un certo punto... se ci fosse lui se lo ricorderebbe bene, no? A un certo punto ho preso il suo piatto, ho preso e l'ho buttato nella pubelle, nella spazzatura, e lui rimase molto male. Dice: no, no, no. Dico: guarda, vieni su con me. L'ho portato su nel camper da me, ho messo su a bollire l'acqua, pasta, avevo una punta di parmigiano, tanto gli avevo fatto assaggiare prima di grattarglielo un pezzo di parmigiano. Se l'è mangiato e ha fatto delle facce stranissime. Ha detto: questo non è, questo è il parmesan, quello vero, no? Poi gli ho fatto la pasta, è diventato Ciccio Formaggio perché mangiava di tutto, di più. Si è mangiato una pasta che gli è venuto un buzzo di pancia qua, che non ricordo come se fosse ieri. Cioè parliamo di Kelly Slater, 11 volte campione del mondo. Ecco. E poi andammo alle Cavalier, perché di solito noi avevamo i nostri spot secret dove andavamo a nord di Biarritz, perché c'era meno gente, meno caos. Andammo alle Cavalier, siccome io avevo fatto una gara alla canoe, ero arrivato secondo, e pensavo che tutti sapessero di sta gara, e quando siamo arrivati io e lui, io a fianco lui, vedevo come i mercoledì da leoni, quando tutti tengono si fermano, guardano,
ho detto cacchio, ho saputo delle gare che ho vinto su pensavo di essere io. Quando siamo entrati in acqua e c'era una grossa mareggiata, ho capito chi era Kelly Slater. Okay. L'ho capito perché si è infilato dentro un tubo, ho detto oh Dio, si è ammazzato. Guardavo sotto mentre lui è uscito fuori 300 metri più in là, tranquillamente, come se fosse niente, una marea di applausi dalla spiaggia. E allora in quell'occasione abbiamo fatto amicizia, poi non ci siamo mai più visti, però secondo me se ti incontrasse si ricorderebbe sicuramente. Secondo me sì, assolutamente sì, sì. Gli hai fatto scoprire la cucina italiana. Sì, 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 sì. Cavolo, non è poco. Grazie al pubblico per la domanda, perché avete tirato fuori un aneddoto pazzesco. Altre proposte? C'è qualcuno che ha domande? Per Edoardo, Stella? Va bene, allora io proseguirei. E in realtà, ragazzi, Edo, ne hai tu una per loro? Vai. Allora, dato che vabbè, voi non avete iniziato col surf già impacchettato come noi, che come abbiamo iniziato, avevamo già la tavola perfetta, la muta, eccetera. Cioè, che cosa vi dava barra vi dà il surf? Nel senso, perché avete continuato a provare, a riprovare, a surfare, eccetera? Cioè, mi interessa quello. Allora, quello che ha tenuto in vita la nostra passione, no, per il mare, ho sentito prima come parlavi, è proprio lo spirito del surf, l'approccio con il mare e con gli altri esseri che hanno la stessa passione per lo stesso. E quando arrivo in mare non ho mai avuto aggressività nei confronti dei miei amici, tranne qualche volta quando mi hanno droppato onde pazzesche, però ho sempre avuto la passione che hanno avuto i miei amici. Pertanto per me tutti quelli che fanno il surf, tutti quelli che si approcciano al mare sono fratelli. E una cosa che ricordo in Marocco, parlo del 1990, la prima volta che sono entrato ad Agadir nel porto dove facevano surf, e tutti mi chiedevano di che nazionalità ero, no? E spagnol, francese, perché parlano francese, no? Anglais. E prima che io rispondessi, un bambino piccolo, e non me lo dimenticherò mai, mi disse: che importanza è di quale nazionalità è lui? Lui è un surfista, è un nostro fratello. E questa mi è rimasta impressa. Bellissimo. Edo, ti ha soddisfatto questa risposta? Decisamente. Anche se anche tu vuoi rispondere. Stessa filosofia, perché siamo cresciuti insieme. Io sono più piccolo di lui, quindi diciamo stessa filosofia. Ma più che altro la caratteristica che ha il popolo del mare. Io per popolo del mare intendo tutti quelli che sono appassionati al mare, perché non questa familiarità che c'è l'ho trovata anche nei diving, per dire, no, non è una stupidata. Nella vela, lasciando perdere alcuni eventi, quello che mi piace del surf è che quando tu stacchi, tu quando entri in acqua passi da un mondo all'altro, se tu, cioè, lasci tutto a terra, e questa è la caratteristica. E poi diciamo il surf ti dà la possibilità di secondo me è uno degli sport più completi, perché ti senti veramente libero, in quanto tu nel crescere hai dei nuovi obiettivi. Cioè noi alla nostra età, io ho 58 anni, lui è un pochino più di me, io sogno ancora. Negli altri sport tu tirarmene fuori un altro qualsiasi, non sogni più, cioè è finito di far le gare. Fai pallanuoto, è finito, forse la montagna un po', la montagna forse un po', la montagna, sì, perché poi uno la montagna, sì, infatti lo stavo per dire. Ah, mannaggia. sì. Sì, perché tu alla fine, sì, hai detto surf, diving, vela, sì, e ci accomuna il, sì, mare, è troppo potente il mare o la montagna, sì, insomma, il motivo per cui siamo qui. Sì, io faccio anche volo, anche in parapendio, anche lì è un altro approccio, però lì è un dimostrare, sono andato più alto, ho fatto di più, ho fatto più 1000 metri, non mi piace, a me quell'ambiente lì non mi piace. Mi piace farlo con poche persone e basta. Il surf invece,
è un'altra cosa, è un ambiente bellissimo. E poi quando conosci gente, perché comunque c'è anche da dire, riprendendo il discorso del localismo, chi viene dal di fuori bisogna accoglierlo sempre molto bene, dargli accoglienza, perché non possiamo pretendere poi di andare fuori e essere accolti bene. È vero. Sì, io ho trovato sempre molta ospitalità, perché l'ho data, è una specie di gioco un po' particolare, però siamo dei romani, no, non iniziamo. Ognuno ha le sue, sì, dai. Sì. Però, però è giusto, quello è il messaggio che deve passare. Più che accoglierli, anche instradarli, perché magari all'inizio, se sei vergine di questo mondo, tante cose ti sfuggono e sono difficili da capire. Ed è il compito che abbiamo un po' tutti, noi che scriviamo, che parliamo di surf, facciamo parlare voi, Edo come istruttore, Stella nel suo ruolo di influencer, ma in senso positivo, che magari puoi passare i tuoi messaggi alle persone. Quindi io direi che comunque è stata una bellissima chiacchierata, ragazzi, vi ringrazio molto. Do un paio di informazioni di servizio. Allora, la prima, se no poi si arrabbiano. Allora, la prima è che laggiù vedete appese delle magliette che abbiamo fatto, tutto Logic Surf è il nostro merchandising, abbiamo dei grafici molto bravi e quindi se avete voglia di fare un giro, lì ci sono rimaste alcune magliette che faranno un giro con noi nel tour e poi sono anche sullo shop del nostro sito tuttologicsurf.it. Un'altra cosa, sono stati due giorni intensi, ieri eravamo in Versilia, oggi siamo qui, sabato prossimo Riccione e quello dopo ancora chiudiamo a Roma e tutto ciò non sarebbe stato possibile naturalmente se non per voi che dall'inizio ci avete seguiti, chiunque abbia mai ascoltato anche un solo minuto del podcast ci ha aiutati a crederci, e alle persone che fanno questo podcast, quindi Tommaso Pardini e Flavia che è laggiù e sta già vendendo qualche maglietta, ieri altri amici, non colleghi, amici, Monica, Pedro, Andreas, chi mi sopporta, Benedetta, direi che ne ho dette abbastanza, grazie a voi soprattutto, grazie ospiti fantastici. Grazie. Adesso ci spostiamo al Peyote e vi offriamo da bere, giusto Tommy? Sta a noi. Visto che siete venuti a farci compagnia, c'è Andrea Biagioni con la sua band che suonerà un po' di musica power, quindi la serata continua, c'è un tramonto bellissimo. The Endless Summer. Esatto. Settembre è proprio la nostra estate, l'estate dei surfisti, molto più che a luglio, agosto, lasciamo stare. Quindi grazie, ci vediamo presto, tutto Logic Surf. Ciao.